Basterebbero 2 minuti per raccontare tutto quello che Michele ha affidato, a cui do il buongiorno e il ben ritrovato nello studio di Protagonisti. Grazie Michele. Però potremmo brevemente descrivere quella che è stata la tua carriera. Nel 1987 avvii la tua bottega di arte orafa nella città di Crotone. Nascono così le prime collezioni preziosi, gioielli in cui l'antica tradizione bizantina e magno-greca si mescolano a linee più moderne. In poco tempo si fa conoscere e apprezzare per le sue capacità artistiche. Da 8 anni partecipa con la sua arte al Festival di Sanremo, realizzando i premi speciali. Nel corso della sua esperienza artistica, affascinato e appassionato dall'arte sacra, si è dedicato al suo studio realizzando diverse opere per chiese e autorità religiose. È stato inoltre ricevuto in Vaticano numerose volte dagli ultimi 3 pontefici e su questo connubio poi tra antico e moderno ne parleremo fra un poco e scopriremo qualche cosina di più. Dicevo poc'anzi, Michele, che tu hai realizzato dei premi importanti, premi che fanno parte di questo evento, che è il Festival di Sanremo, tanto atteso dagli italiani e non solo. Beh sì, sono 10 anni che realizzo i premi speciali per le feste di Sanremo. La mia avventura con Sanremo nasce 15 anni fa, quando insieme a un grande della musica italiana, che era Mino Rietano, ecco, venivo insieme a lui a degli eventi collaterali del festival, quindi da qui nasce questa mia vicinanza al festival. Poi nel 2010 Gianni Morandi, l'allora direttore di Rai 1 Mauro Mazza, mi chiamarono per realizzare i premi speciali del festival. Sono stati veramente tanti i premi realizzati fino ad oggi. Si può ricordare uno dei più importanti, che era quello che mi è stato commissionato proprio in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, dove Morandi e Mazza mi chiedevano di rappresentare un'Italia preziosa. Quindi ecco, compito un po' difficile, ma poi in collaborazione con i miei ragazzi abbiamo realizzato questo stivale in foglie oro con alla base una pietra di agata da Geode, e poi in tutti i capoluoghi d'Italia abbiamo messo un diamante, quindi questo per lanciare questo messaggio: l'Italia che irradia la musica nel mondo. Un premio che fu portato in Quirinale dal capo dello Stato per farlo visionare dall'allora ministro La Russa insieme a tutti i vertici Rai e Morandi, e poi questo premio è stato consegnato da Albano Carrisi con l'interpretazione del Va pensiero del Nabucco di Verdi, ma poi tanti altri premi, quello dato a Herbal Meta con l'interpretazione di Amara Terra Mia di Domenico Modugno, quello dato agli Stadio con La Sera dei Miracoli, quello dato a Patti Smith e Marlene Kunz, quello dato a Ron, e quest'anno in particolare spicca quest'opera che ho realizzato, il premio della critica Mia Martini. Poi è un premio questo che un po' mi emoziona, perché io sono calabrese, quindi realizzare un premio che ricorda anche una calabrese, una grande calabrese che ha fatto la storia della musica, questo devi dire è molto bello, e poter vedere questo premio che viene consegnato, poi un premio che verrà consegnato dalla giuria della sala stampa, che giudicherà, premierà il miglior big, credo che quello sia il momento più bello e più importante. E poi quando ecco vedi queste consegne, ti gratificano a te e ai tuoi collaboratori degli sforzi e dei sacrifici per realizzare il tutto. Tu hai realizzato gli stemma papali per gli ultimi 2 papi. L'emozione, o meglio, le sensazioni che vivi nel momento in cui ti metti e inizi a lavorare? Beh sì, quando si realizzano per l'arte sacra innanzitutto vai a conoscere quella che è la storia, l'appartenenza, e devo dire aver realizzato i 2 stemmi papali degli ultimi 2 pontefici, di Papa Benedetto e Papa Francesco, è stato molto bello, perché poi in uno stemma viene racchiusa la storia dell'uomo, la storia della Chiesa, quindi ecco, viene a conoscere tante realtà, e questo devo dire veramente che mi hanno fatto crescere tanto. Ma non solo i 2 stemmi dei papi, ma ho avuto anche il prestigioso incarico 3 anni fa, 2 anni fa scusami, di realizzare i diademi della Madonna di Częstochowa, la Madonna tanto amata da Giovanni Paolo II. Ricorreva il 300° anniversario della sua prima incoronazione con dei diademi donati da Papa Clemente XI. Nel 1919 furono derubati, allora la Chiesa polacca ha inteso rifare i diademi, e devo dire che ecco,
essere stato contattato, ricevere questo incarico e toccare quella Madonna per ben 3 volte, perché ho dovuto, per prendere le misure, per fare le prove di edemi, abbiamo dovuto 3 volte essere presenti lì a Cestacova per fare le misurazioni. Devo dire che veramente essere dinanzi a una Madonna che venerava Giovanni Paolo II, cui ha dato veramente i suoi studi, la sua ordinazione sacerdotale, è avvenuta sempre lì a Cestacova, Yasnagura, per cui ecco, per me veramente questo mi ha dato tante emozioni, mi ha fatto crescere non solo artisticamente ma anche spiritualmente. Non solo opere sacre, ma anche opere volte al sociale. Beh sì, è il terzo anno che si svolge questo convegno UNICEF, mi onoro di essere ambasciatore UNICEF e ogni anno ci tengo a portare a Sanremo non solamente il mio lato artistico ma anche quello rivolto al sociale. Sono tante le iniziative che si svolgono durante l'anno, che svolgo a sostegno dell'UNICEF. UNICEF è una grande famiglia che opera a livello mondiale ed ecco, c'è questa tematica sui bambini, questa grande preoccupazione, specie in questi ultimi periodi, dati molto preoccupanti, allora è giusto sensibilizzare, essere consapevoli di essere una vetrina mediatica molto importante, quale quella di Sanremo, allora è giusto sensibilizzare, ecco, essere tutti insieme uniti al fine di poter aiutare tutti questi bambini che vivono questo grande disagio, specie in questi ultimi tempi, i bambini siriani e dello Yemen. Quanto tempo intercorre fra l'ideazione e la creazione di un tuo lavoro? Ma questo dipende dai lavori, per ogni lavoro ha bisogno del suo tempo, del suo studio, e poi ecco, noi diciamo non solo realizziamo gelli, realizziamo dei premi, realizziamo arte sacra, quindi ognuno ha una sua dimensione, un suo modo di lavorazione, ma per dire ecco, un premio tipo quello della critica ci vuole una settimana di lavoro. Michele, io ti ringrazio, spero di rincontrarti nuovamente qui a Casa Sanremo 2020, già ci siamo portati avanti con il lavoro, è sempre un piacere chiacchierare con te e di apprezzare i tuoi lavori. Piacere mio e grazie a voi dell'invito, veramente di cuore. Grazie.